Diciamo, vabbè, innanzitutto grazie di essere intervenuti. Certo, questo pomeriggio caldo non ci favorisce molto, però abbiamo ritenuto necessario fare questa assemblea del Partito Democratico proprio perché abbiamo ritenuto che ci fossero dei temi urgenti dal punto di vista dal punto di vista politico per questa città, che in qualche modo prima delle vacanze estive, quindi del periodo in cui diventa difficile riunire le persone, ragionare sulle problematiche eccetera, quindi prima di questo abbiamo ritenuto che si creasse questa opportunità per ragionare sui temi che ora man mano andremo a chiarire. Allora, questa assemblea del Partito Democratico, che ovviamente è aperta alla città e anche alla informazione cittadina, sostanzialmente si vuole affrontare alcune questioni che ora il nostro segretario illustrerà, che sono legate all'area industriale, che sono legate alla sanità e alla vivibilità in questa città. Sono temi che secondo noi, per vari motivi, come ora man mano andremo a discutere, devono essere affrontati e in qualche modo risolti per alcune situazioni anche abbastanza velocemente. Allora, inizia l'assemblea l'intervento di Vincenzo Fasone, che è il segretario del circolo del Milanese. Grazie Filippo, buon pomeriggio. Nonostante il caldo, credo che abbiamo scelto il momento migliore per vederci. Soltanto qualche giorno fa ragionavamo sull'opportunità di organizzare questa ennesima assemblea pubblica del Partito Democratico, che stabilisce e rinnova, se vogliamo, quello che vuole essere il nostro metodo di lavoro. Durante quest'ultimo anno abbiamo chiamato più volte la città al confronto sulle idee, sulle progettualità, sul confronto più ampio e più libero. Continueremo a farlo e al contrario auspichiamo che anche da altre parti possa essere seguito questo approccio, che non vuole essere, diciamo, l'approccio dei migliori, ma l'approccio che merita la politica. Le polemiche che nascono su fatti di mera propaganda credo che non debbano interessare questa città. Questa città si trova ad affrontare e a risolvere questioni per il suo sviluppo particolarmente importanti, e noi oggi vorremmo parlare di questo. Lo facciamo con gli iscritti al circolo e lo facciamo con chiunque durante queste ore di nostra assemblea vorrà fermarsi qui con noi. Ma come sappiamo l'amplificatore verrà sicuramente dalle immagini che grazie a Teletermini raggiungeranno i cittadini di Termini Imerese nelle loro case. Dicevo, è questa una giornata particolarmente felice, tra virgolette, per vedersi in questa assemblea del Partito Democratico. Uno, perché soltanto ieri arriva un segnale forte dalla nostra direzione regionale, dalla nostra coalizione che affronterà le prossime elezioni regionali. Da ieri il Partito Democratico ha ufficializzato due cose sostanzialmente in modo chiaro e netto.
il metodo che verrà utilizzato per scegliere il candidato di coalizione attraverso le primarie aperte a tutte le espressioni dei partiti, dei movimenti che andranno a caratterizzare la coalizione progressista per le prossime elezioni regionali. È un fatto nuovo che salutiamo con un particolare favore. Alcuni ulteriori elementi forse andrebbero valorizzati rispetto a questo percorso. Uno fra tutti, voglio pensare al voto esteso ai giovani a partire dai 16 anni. Mi pare questa una iniziativa di valore e da rimarcare. Il voto, come sapete, sarà disponibile online, ma anche attraverso dei gazebo che verranno realizzati in 32 città siciliane. Termini Imerese ospiterà un gazebo dei 32, quindi la nostra città sarà in prima linea anche per sostenere questa battaglia democratica. Il nostro circolo sarà a disposizione di quanti simpatizzanti e non solo, chiaramente vorranno esprimere una loro preferenza per uno dei candidati che la coalizione vorrà proporre. È un momento di democrazia partecipata, che noi sempre abbiamo praticato a livello di circolo e questa volta siamo contenti di praticare in una prospettiva più ampia e di dimensione regionale. Nelle prossime giornate certamente avremo modo di ulteriormente puntualizzare le modalità di iscrizione. Io personalmente poco fa, prima di venire, mi sono già registrato, è abbastanza semplice. Certo, bisognerà mettersi lì con un documento d'identità, registrarsi, scegliere la modalità di voto, se online, se al gazebo. Chiaramente lo dico da adesso, noi tutti siamo a disposizione anche dei cittadini che ci stanno ascoltando per supportarli in questa fase politica. Quindi oggi, all'indomani della ufficializzazione della candidatura di Caterina Chinnici alla presidenza della regione per il Partito Democratico, siamo contenti di essere qui a lavorare per questa nostra assemblea. Ulteriormente, elemento di particolare coincidenza, fortuita per carità, che si lega molto al primo punto di riflessione che vogliamo aprire in questo pomeriggio. Durante gli ultimi direttivi che abbiamo svolto, e questo lo dico per dare un po' il senso dell'articolazione del pomeriggio, abbiamo riflettuto e ci siamo interrogati sul taglio da dare a questa assemblea. Ognuno di noi evidentemente ha portato argomentazioni valide e serie. Alcuni propendevano più per proporre all'assemblea temi di alto respiro, di visione della città, altri giustamente richiamavano il nostro impegno su quelle che sono le questioni del quotidiano, della vita, del vivere in città. Non ce la siamo sentita di trascurare nessuna delle due opzioni, quindi oggi cercheremo di lanciare una riflessione su quelli che sono temi di visione della città, ma di non trascurare allo stesso modo quello che è il nostro impegno, l'impegno anche dell'amministrazione comunale per quelle che sono le questioni che riguardano il vissuto quotidiano dei cittadini di Termini Imerese. Abbiamo trovato tre parole di sintesi, se vogliamo, su questo. La prima è quella del lavoro, e adesso spiegheremo perché. Sono quelle che ha accennato Filippo, peraltro le parole chiave. La seconda è quella dei servizi, e in particolare declineremo attorno ai servizi sanitari il nostro ragionamento. Più volte il circolo del Partito Democratico in questi mesi è ritornato sulle inefficienze e deficienze della sanità territoriale. Oggi vorremmo aprire anche uno spaccato su questo, chiaramente portando anche quelle che sono le nostre proposte. Il terzo tema, oltre al lavoro e ai servizi,
chiude il ragionamento con la qualità della vita. In qualche modo è questa sintesi che si trova con queste tre parole altrettanto la sintesi di quello che è il mandato che noi tutti ci siamo dati con l'ultimo congresso. Lo ricordo sempre a me stesso, con l'ultimo congresso un po' lo slogan che avevamo coniato era quello di valore al lavoro, valore alle persone. Quindi valore al lavoro certamente è il primo punto che stiamo ancora una volta rimarcando oggi, valore alle persone è certamente servizio alla persona, è certamente qualità della vita che si assicura alla persona, alle persone che vivono nel nostro territorio. Dicevo sul primo punto, già attorno a metà maggio il circolo, in questo vi è stato un contributo di diversi, ma in particolare di Franco Piro, abbiamo aperto una riflessione sull'accordo di programma, sul nuovo accordo di programma che riguarda la nostra zona industriale, poiché era notizia proprio di quelle settimane, di quelle ore, il rimettersi in moto di un nuovo percorso e processo per addivenire ad una nuova sigla di firma sul nuovo accordo di programma. Nel frattempo ulteriori elementi si sono aggiunti a questa nuova fase, e in particolare mi riferisco al voto che ha interessato l'ARS con i 30 milioni di euro che sono stati destinati alle attività di accompagnamento e sostegno ai lavoratori ex Blutec in percorsi di fuoriuscita dal mercato del lavoro. Quindi il circolo rifletteva già da un paio di settimane su queste tematiche, proprio alla luce di questi eventi nuovi e ulteriori. Ma dicevo, oggi risulta particolarmente interessante vedersi e parlare qui di questi temi, poiché c'eravamo io, c'era Filippo, c'erano altri di voi, proprio ieri abbiamo assistito ad una presentazione che si è svolta all'interno della sede, dei locali del Polo Meccatronica, che soltanto da un anno a questa parte si è insediato nel nostro territorio, nella nostra area industriale, con una ulteriore proposta nuova, non la conoscevamo prima di ieri e prima di qualche passaggio a stampa dei giorni scorsi, di una nuova proposta che verrebbe da una cordata di imprenditori che proprio ieri erano presenti presso la sede del Polo Meccatronica, che hanno manifestato il loro interesse ad entrare dentro un percorso nuovo di ripresa dell'area industriale. Ecco, questi elementi nuovi e diversi oggi ci portano a dire che abbiamo più ragioni per fare un po' il punto della situazione su questi temi. Stamattina, incontrando alcune persone, alcuni amici, mi veniva in mente un esempio, esempio che in qualche modo mi serviva per esemplificare l'impatto che il Covid ha avuto sulle nostre vite. Facevo l'esempio di un ascensore e facevo l'esempio di un ascensore tipico dei nostri edifici, di quelli, ora non so se magari Gaetano dal punto di vista tecnico mi potrebbe aiutare, io non so in quanti secondi un ascensore riesce a mediamente portarci dal piano terra al sesto piano, che è l'altezza media diciamo di un palazzo a Termini Imerese. Saranno 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi, non lo so. Questo era il mondo prima del Covid. Fatemi finire, forse si comprenderà meglio quello che voglio dire. Dopo il Covid che cosa è successo? È successo che quello stesso ascensore che prendevamo ha preso la velocità di un ascensore collocato dentro un grattacielo. Cioè nello stesso tempo, rispetto a differenti tematiche, noi ci siamo ritrovati catapultati al centesimo piano. Lo stesso tempo che serviva prima del Covid per
trasferirsi dal piano terra al sesto piano, oggi ci porta al centesimo piano. Questa è un po' la mia impressione. Ed è evidente che se tutto questo è successo in un arco temporale così ristretto, parliamo dell'inizio del 2020, siamo a metà 2022, sono due anni e mezzo circa, stiamo attraversando questa fase di accelerazione di tutta una serie di dinamiche. Chiaramente erano presenti tutte prima, il Covid, come più volte ormai ci siamo detti, ha accelerato questi processi. Ma perché faccio questo esempio? Perché sin qui tema centrale nella questione della nostra area industriale è stato proprio quello relativo ai lavoratori. Sin qui il tema messo sempre sul tavolo è stato quello giusto della salvaguardia dei lavoratori già inseriti all'interno dei processi produttivi. Oggi cosa succede? Succede che al contrario si apre qualche spiraglio nel ragionamento, poiché ci si è resi conto che in qualche modo quello che con terminologia forse non felice, ma spesso utilizzata, rappresenta un po' la parte bad della questione più ampia della reindustrializzazione, cioè l'impresa che potenzialmente poteva avere un interesse per stabilirsi qui e rilevare quelle aree, vedeva come un peso il farsi carico di questa dote negativa, se vogliamo. Oggi si apre qualche spiraglio perché si stanno mettendo sul campo altre misure, non ultima quella che ho citato dell'ARS sui 30 milioni di euro, che aprono alcuni spiragli al trattare in modo diverso, salvaguardando sempre quelle che sono chiaramente le posizioni dei lavoratori, aprono uno spiraglio diverso alla soluzione della questione. Ma ritorniamo all'ascensore. Quell'esempio che vi ho fatto credo che ci può aiutare a comprendere quella che è la distanza tra il mondo di ieri e il mondo di oggi. Oggi, per chi è addentro un po' più alle dinamiche del mercato del lavoro, sicuramente avrà piena contezza dei cosiddetti processi di upskilling e reskilling che sono ormai necessari per poter affrontare le sfide del futuro che è presente in realtà. E allora la questione dell'upskilling e del reskilling, in sintesi, è per capirci, sostanzialmente le imprese oggi che stanno sul mercato hanno un'esigenza di adeguare le competenze, le skills per l'appunto dei propri dipendenti a quello che è il fabbisogno che oggi è necessitato a seguito dell'impatto del Covid. Non ultimo, tutta una serie di questioni le troviamo peraltro dentro il PNRR, non ultimo la transizione digitale. E allora cosa succede? Succede che noi ci ritroviamo ad avere una forza lavoro in generale, forse non pronta ad affrontare le sfide dell'oggi e soprattutto poi del domani. Centrando e focalizzando l'attenzione su questo aspetto, noi abbiamo colto due elementi fondamentali di prospettiva all'interno del nuovo accordo di programma. Uno è quello della presenza di Anpal e di Anpal Servizi all'interno dei soggetti firmatari dell'accordo. Stiamo parlando delle agenzie che si occupano per l'appunto della formazione professionale dei lavoratori. Facevo riferimento poco fa al PNRR che interviene ulteriormente su questi temi. Anpal andrà a sviluppare e porterà avanti le iniziative
previste nell'ambito del programma GOL all'interno del PNRR con una buona dotazione di risorse. E allora cominciamo un po' a capire quello che può essere lo sforzo che può venire anche in questa prospettiva. Abbiamo la necessità di guardare ad un futuro dove quella dote negativa che forse alcuni leggevano dobbiamo in qualche modo tramutarla in forza all'interno di questo ragionamento, nella prospettiva evidentemente della sfida dell'innovazione, nella prospettiva della sfida della ulteriore transizione che ci viene richiesta e che noi stessi ci siamo impegnati a portare avanti, oltre a quella della transizione digitale, la transizione ecologica. E allora qui, sempre in quella visione di nuovo accordo di programma che sull'area si può andare a creare, l'idea di un coinvolgimento forte delle istituzioni di ricerca che ci sono sul territorio, in altri termini delle università, motivo per cui oggi tra l'altro abbiamo il professore Franzitta, al quale tra poco chiederemo di intervenire, lo ringraziamo per la sua presenza. Quindi elementi nuovi in un mondo che va caratterizzandosi sempre in modo nuovo. È ovvio che oggi lo scenario che abbiamo davanti non è più quello in cui alcuni di noi erano presenti alla chiusura dell'ultima giornata di produzione della Fiat. Abbiamo attraversato e abbiamo dinanzi un mondo che è totalmente cambiato rispetto a quello da cui proveniamo. Ieri abbiamo assistito a questa presentazione di manifestazione di interesse, così informale evidentemente. È ovvio che gli imprenditori interessati seguiranno poi le procedure già messe in campo e che metteranno in campo i commissari Blutech. Abbiamo però proprio apprezzato, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, abbiamo apprezzato come quelle idee che sono state presentate siano figlie del nuovo mondo, in qualche modo. Perché? Perché non a caso una delle imprese è quella che si presentava, almeno dal punto di vista dei numeri, in modo più solido, è un'impresa ucraina. E il collegamento alle dinamiche attuali viene subito alla mente. Un'altra è un'impresa, ne parlavamo poco fa, che intende produrre all'interno dello stabilimento motocicli autosanificanti. Cioè, motocicli, non abbiamo dettagli su questo, è come dire, non stiamo ragionando sul merito della questione, perché evidentemente sono progetti da valutare, ci saranno gli organismi deputati a fare questo, però mi fa riflettere molto come le idee presentate in quella circostanza sono idee che in qualche modo si vanno ad inserire in questo percorso nuovo che sta vivendo il nostro mondo. Allora può essere questo il momento di un nuovo protagonismo anche della nostra città, della nostra amministrazione comunale, per entrare dentro l'accordo di programma e pretendere alcuni aggiustamenti, alcuni accorgimenti che possono portare a sviluppare al meglio tutti questi aspetti e metterli a sistema, tutti questi aspetti che stiamo in qualche modo analizzando. È ovvio che la questione lavoro è una questione centrale, non c'è necessità qui di ritornare su temi e argomenti più volte dibattuti. Io per questioni professionali mi occupo anche di una parte della mia attività riguarda proprio l'incrocio di domande e offerta di lavoro.
Vi dico che per certi versi si osserva una ripresa anche sostenuta della domanda di lavoro e ancora una volta spesso non si riesce a trovare dal lato dell'offerta quella che è la giusta e qualificata disponibilità di personale. C'è in questo momento un boom di richieste di ingegneri e quant'altro. Stiamo vivendo una fase evidentemente, lo ribadisco per l'ennesima volta, ma mi fermo qui nello sviluppare questo ragionamento, una fase nuova. Se da un lato quindi lavora al centro, spostiamoci subito, e vedo di stringere, Filippo mi richiama subito al tempo, giustamente, andiamo sui temi della città. Noi più volte, lo dicevo poco fa, durante questi mesi ci siamo ritrovati a discutere, utilizzavo poco fa due termini e li voglio riutilizzare nello stesso ordine, a discutere delle inefficienze e delle deficienze della sanità territoriale. Abbiamo seguito tutti insieme anche il processo che ha portato a definire da parte della Regione Siciliana anche il percorso di individuazione degli ospedali di comunità, delle case di comunità. Siamo stati molto attenti a tutte queste varie dinamiche. Oggi per i cittadini di Termini Imerese e non solo, perché il distretto territoriale di riferimento è ovvio che non lavora e non eroga servizi soltanto per i cittadini di Termini Imerese, lo vediamo arrancare sotto vari profili. Alcuni che possono essere di natura strategica, cioè della visione che si deve avere della sanità, ci siamo interrogati, la questione della sanità pubblica versus la sanità privata e tante riflessioni abbiamo fatto su questo, ma poi spesso ci siamo ritrovati a riflettere su eminenti paradossi che ci sono e sono certo che negli interventi che seguiranno questi si metteranno bene a fuoco. Ci sono alcune cose che probabilmente si potrebbero risolvere con una facilità estrema. Non si riesce a capire perché non si riesce ad intervenire, al contrario, su queste questioni. Faccio un esempio perché altrimenti così può rimanere molto vaga. L'agenda delle prenotazioni dei malati cronici, delle visite ambulatoriali. Non si capisce perché non si riesce a programmare e dare un servizio alla cittadinanza puntuale e preciso, ma è soltanto un esempio. L'altra questione, e vado veramente a chiudere, su questo certamente per la parte sanitaria l'assessore Corpora sono certo che riuscirà ad inquadrare la questione, su quest'altra che sto per introdurre c'è altrettanto l'assessore Castellana, qualità della vita legata. I termini che abbiamo preso sono un po' larghi ovviamente, però cerchiamo di stare, diciamo, di dare la prospettiva alla parola chiave, qualità della vita declinata nella prospettiva dell'inclusione delle periferie. Periferie che andiamo ad osservare dal punto di vista delle connessioni con la città, periferie che andiamo ad osservare nella prospettiva dell'inclusione, come dicevo, e dunque dei centri servizi che si possono ad esempio realizzare all'interno dei quartieri periferici, dove poi, guardate caso, si riscontrano molti di quei problemi, per esempio legati agli aspetti sanitari, sociosanitari per essere più precisi. Allora la riflessione di oggi, mi dispiace avere preso molto tempo sulle questioni introduttive, vuole riguardare in una prospettiva unica e unitaria le tre questioni richiamate. Centralmente il lavoro, attorno a questo chiaramente le persone attraverso i servizi che alla comunità si devono rendere, si devono erogare. E in ultimo il tema della centralità della persona nelle dinamiche del vivere quotidiano in relazione a quello che è il luogo dove realmente si risiede.
mi fermo. Okay, grazie Vincenzo. Allora, continuiamo per argomenti. Ora interverrà Vincenzo Franzitta, che è professore della Facoltà di Ingegneria di Palermo, delegato per le politiche energetiche dell'Ateneo appunto di Palermo, che ci parlerà del rapporto fra l'università e le istituzioni, gli enti locali. Cioè, noi abbiamo insistiamo da tempo sul rapporto con l'università. Ieri per esempio una cosa che appunto ci saltava agli occhi in tutta questa discussione che c'è stata alla zona industriale, era assolutamente assente questa problematica, cioè come se non esistesse, che ognuno fosse autosufficiente. Infatti mancavano un po', come dire, aveva la sensazione che nonostante ci fosse un passo in avanti nella concretezza delle questioni che vengono poste, però mancavano sicuramente dei tasselli, e questo del rapporto con l'università era sicuramente uno dei tasselli mancanti. Quindi do la parola a Vincenzo. Voi mi sentite se parlo senza microfono? Proviamo. Ma forse poi non si sente lì. Io intanto ringrazio Filippo, ringrazio tutti quanti voi per l'invito, ringrazio Franco, mi lega un'amicizia diciamo storica. Allora, sostanzialmente in maniera abbastanza chiara, l'Università di Palermo, soprattutto l'attuale governance dell'Università di Palermo, nella sua mission ha quello dell'apertura e dell'interesse sostanzialmente alla contaminazione con quello che può essere la realtà territoriale sia dell'area metropolitana ma non solo. Quindi è ben disponibile, e questo è stato anche ribadito in un incontro che abbiamo avuto con Franco e col prorettore vicario recentemente, è disponibile e interessata a riprendere tutti quanti quei contatti e quei ragionamenti che si erano iniziati tempo fa e che per vari motivi poi magari si sono un pochettino così allentati, ma che comunque è fortemente interessata ad avviare un ragionamento con il Comune di Termini Imerese e non solo, per dare il suo contributo in quello che può essere il rilancio dell'area industriale. Questo per vari motivi. Tanto da un punto di vista territoriale, morale, culturale, se vogliamo, anche perché è interesse dell'università chiaramente dare un contributo in termini di specializzazione, di formazione, di nuove professionalità che possono trovare una collocazione poi vicino alla terra d'origine e non siano costretti a dover partire e lasciare appunto le proprie origini. Contestualmente il Comune di Termini Imerese e l'area industriale hanno innegabile serie di vantaggi. Oggi parlando con l'assessore Corpora, a Termini Imerese manca soltanto l'aeroporto, per il resto praticamente ha tutto. Quindi un'area industriale, ci stiamo lavorando, un'area industriale caratterizzata, un'area industriale caratterizzata praticamente da tutte quante queste, queste situazioni al contorno, logicamente non può che essere una zona appetibile per avviare tutta una serie di ragionamenti e per avere tutte quante quelle caratteristiche per essere realmente un volano di sviluppo. Su questo l'università che cosa può fare? L'università, ripeto, che è coinvolgibile in qualsiasi forma, si tratta ora di riavviare dei contatti che già sono stati ripresi da questo incontro che abbiamo avuto col correttore e con Franco, in cui si è mantenuta questa disponibilità, in cui si è rimanifestata questa disponibilità e in cui sostanzialmente ci si aspetta a questo punto un aggiornamento per capire, per anche ricevere input su questo, su quello che può essere
un coinvolgimento diretto, sicuramente l'università può dare un suo, cioè può avere un suo ruolo in quello che può essere, diciamo, una parte nella, che è poi il suo ruolo intrinseco, sia nella formazione, ma anche nella, quindi nella formazione anche di professionalità di alto profilo, ma contestualmente anche di sviluppo e applicazione, per esempio, di nuove sperimentazioni di diciamo, alta tecnologia, per esempio nell'area. Uno dei topic che abbiamo inserito, dove io sto collaborando all'interno del piano strategico dell'area metropolitana, è quello praticamente di rendere l'area la zona industriale di Termini Imerese uno dei punti di snodo per la produzione di idrogeno da rinnovabile e quindi sostanzialmente farlo diventare, tra le altre cose, una delle location dove si va a sperimentare realmente praticamente energia rinnovabile e soprattutto produzione di idrogeno da fonte rinnovabile, con tutti quanti i vantaggi che questo ne consegue. Basti pensare che l'idrogeno di per sé stesso non è una forma di energia, ma è un vettore energetico. Se questo noi lo produciamo da fonte fossile, chiaramente è un suicidio, oggi pure economico, oltre che da un punto di vista ambientale. Se invece ipotizziamo di produrre idrogeno da fonte rinnovabile, allora là il discorso cambia completamente. In tutto questo l'area industriale si presta anche a tutta una serie di interesse, per esempio da parte dell'università, in quello che sono, e questo è uno dei miei settori di ricerca. In particolare io mi occupo sia di acustica, incidentalmente faccio parte pure della commissione di vigilanza locale pubblico spettacolo del comune di Termini Imerese per la parte acustica, ma poi io mi occupo sostanzialmente pure ormai da tanti anni da produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare dal moto ondoso. Io con il mio gruppo di ricerca ci siamo specializzati quindi nella ricerca, alla messa a punto di prototipi e con numerosi brevetti e così via per la produzione di energia elettrica dal moto sostanzialmente su e giù delle onde del mare. Il mare ha tutta una serie di potenzialità in termini di energia oggi quasi per nulla sfruttate, se non quello presente delle correnti marine. Varie sono le possibili, diciamo, fonti sfruttabili. Tra queste noi stiamo dimostrando, con le difficoltà che sono quelle che la ricerca molto spesso, soprattutto agli inizi, è anche complessa e onerosa, soprattutto quando grava soltanto sulle spalle dell'ente pubblico, però stiamo cominciando ad avere dei risultati, soprattutto all'estero praticamente, che ci stanno spingendo appunto a continuare su questo tipo di sperimentazione. E Termini Imerese, per tutta una serie di motivi, abbiamo parlato pure con Franco, cioè Termini Imerese è sul mare, Termini Imerese ha un porto importante, Termini Imerese ha pure il pontile oramai quasi inutilizzato da parte dell'Enel, che potrebbero essere delle location ideali dove andare a fare praticamente con degli accordi, con anche attingendo a fonti di finanziamento europee e quant'altro, praticamente è quella location ideale dove andare a fare sperimentazione di un certo livello, sperimentazione che logicamente va a beneficio del territorio, va a beneficio della comunità e va a beneficio anche della comunità scientifica. Altro aspetto importante connesso sia con soprattutto con le peculiarità della zona industriale è quello che ormai è diventato praticamente di grande attualità: la possibilità dell'attivazione delle comunità energetiche. Le comunità energetiche sono uno strumento che è partito da poco in Italia, ma che da qua a fine anno andrà sostanzialmente a regime. Fino a oggi c'è stato un sistema di incentivazione più che altro concentrato sui piccoli comuni fino a 5.000 abitanti, ma entro fine anno saranno recepiti una serie di regolamenti che alzeranno questa possibilità anche ai comuni più grossi. Già c'è stata pubblicata una circolare da parte della Regione che dà dei contributi a fondo perduto per la costituzione di queste comunità energetiche con un finanziamento a fondo perduto che però, diciamo, non è granché,
nel caso del Comune Termini Imerese, perché c'è già tabellato l'entità del contributo in funzione di un contributo fisso e uno proporzionale rispetto alla popolazione, il contributo per Termini Imerese dovrebbe essere all'incirca sui 9.500 euro, è un contributo sì minimale ma che può aiutare alla costituzione e anche a un prestudio di fattibilità. La comunità energetica ha la grossa valenza, intanto quello, lo stesso nome, diciamo comunità, quindi già è un concetto che va oltre, non è un'entità speculativa, ma bensì è una unità che mette in condivisione quello che dovrebbe essere il concetto appunto della produzione condivisa dell'energia per sostanzialmente condividere i benefici di chi ne ha di più, mettendo a disposizione di chi ha meno potenzialità e meno risorse, con chiaramente la diminuzione di quello che sono le emissioni di gas climalteranti. In tutto questo la comunità energetica quindi deve essere necessariamente costituita da un mix pubblico-privato, ci deve essere, cioè si possono utilizzare impianti già esistenti però con un'incidenza inferiore, praticamente non superiore al 30%, e praticamente l'obiettivo della comunità energetica non è quello di commercializzare l'occidente energia, ma è quello di metterla in condivisione all'interno di questo circuito, con un meccanismo interessante anche di incentivazione da parte del GSE dell'energia che viene autoprodotta. L'importante è fare bene i conti su quello che è la richiesta di energia, quanta energia viene prodotta e quanto viene consumata. Attualmente ci sono dei vincoli tecnici che sono quelli che bisogna essere, diciamo, tutti, il produttore e il consumatore deve trovarsi sotto la stessa cabina secondaria, ma da qua a fine anno questo verrà come si dice, innalzato fino alla cabina primaria, diminuirà leggermente l'incentivo economico, ma sarà sempre molto interessante, soprattutto in una situazione come quella attuale, dove il costo dell'energia e del gas è schizzato in maniera incredibile. A questo punto l'area industriale di Termini Imerese può giocare un ruolo importante nella costituzione delle nuove comunità energetiche, soprattutto per tutto quanto quello che è sia praticamente le insediamenti industriali ma anche il comune. E in questo, per esempio, l'università che diciamo sta guardando con notevole, che guarda con notevole interesse, ripeto, per quello che sono detti il territorio, ed è intenzionata quindi ad aprire e condividere il proprio know-how, le proprie esperienze, le proprie strutture al servizio quindi del territorio, condividendo servizi, condividendo appunto informazioni, condividendo studi. Si parlava oggi con l'assessore per esempio dell'eventuale disponibilità dell'università nella redazione di un eventuale piano di zonizzazione acustica. Beh, l'università ha diciamo sia le competenze che le attrezzature per fare questo ed è ben contenta di farlo, come l'università lo fa per esempio, lo ha fatto nella redazione dei piani regolatori e così via. Cioè, l'università oggi con questa nuova governance che si è insediata a novembre è ancora più interessata a stringere in maniera proprio diciamo appunto in maniera forte il rapporto col territorio. In tutto questo, per esempio, nel campo delle comunità energetiche, per esempio, c'è uno spin-off universitario, quindi una sorta di società pubblico-privata, cioè sono quelle società che nascono incubate all'interno dell'università, fatta da persone dell'università e da studenti, dottorandi e quant'altro, che sta attivando un processo virtuoso, per esempio, di diffusione di quello che è la realtà delle comunità energetiche a livello informativo, ma contestualmente sta mettendo su un circuito praticamente in cui sostanzialmente dà la propria disponibilità per il supporto sia in termini di studio che in termini di avviamento che in termini anche di finanziamento qualora ci sia diciamo la necessità per esempio per il finanziamento degli impianti e quant'altro, proponendo una sorta di collaborazione, quindi anche con un pacchetto eventualmente che copre l'intero ciclo, praticamente anche con l'intervento dell'eventuale ente finanziatore che può contribuire su questo. Quindi l'università da questo punto di vista è aperta a 360 gradi. Ripeto, io diciamo, a questo punto mi fermo, ribadendo, ripeto, questa disponibilità da parte nostra, per chiudere diciamo, un piccolo inciso, anche noi come università
Abbiamo un grosso problema appunto connesso con questa impennata dei costi energetici, cosa che mi tocca poi a me particolarmente perché ho dovuto questa delega delle politiche energetiche dell'Ateneo insieme al collega Energy Manager. Ci stiamo trovando in una condizione in cui se noi fino al 30 giugno abbiamo una tariffa bloccata che è omnicomprensiva, che si attestava intorno ai 25 centesimi a kilowattora, poi dal 1 luglio ci troveremo a pagare 90 centesimi a kilowattora. Cioè sostanzialmente noi avremo un'impennata dei costi che da 1,5 milioni di euro a 8 milioni e mezzo di euro all'anno. Il rettore ha detto così possiamo chiudere. Quindi stiamo battendo in maniera forte su tutto quanto quello che è il censimento dell'attuale situazione energetica praticamente dell'Ateneo, cercando di capire dove e perché ci sono certi sprechi, dove è possibile intervenire a livello infrastrutturale immediatamente, dove si può intervenire nel medio termine secondo una logica di progettualità globale, cioè pensiamo globalmente, agiamo localmente. Cioè, fino ad ora si è intervenuti per esempio sul tema della solarizzazione dell'Ateneo, arrivavano grazie a un bando, grazie a un finanziamento, 100.000 euro, 50.000 euro e si pensava di fare gli interventi tampone che magari poi andavano a precludere l'utilizzo successivo di quell'astrico solare. Per cui quello su cui ci stiamo spostando è su una progettualità globale e per degli interventi sostanzialmente a stati di avanzamento. Contestualmente ci stiamo pure orientando anche all'interno dell'università di andare ad attingere allo strumento della comunità energetica, che è sicuramente una realtà oramai importante e che in una situazione come quella dell'università sicuramente può aiutare. Questo lo volevo dire perché l'università anche in questo è aperta a quelle che possono essere le esigenze del territorio per dare il proprio contributo per andare verso una società che sia più elevata culturalmente, più solidale e sicuramente anche più verde e rinnovabile. Grazie Vincenzo. Ora do la parola a Franco Piro che conclude il ragionamento sull'area industriale e sulla questione dell'accordo di programma. Vabbè, visto che siamo pochi posso anche sedere, dai, non c'è bisogno. Vincenzo faceva riferimento all'accelerazione che il nostro tempo sta vivendo, di un'accelerazione veramente pazzesca, dovuta a tanti fattori, per ultimo alle due questioni gigantesche che tuttora ci troviamo ad affrontare, da una parte il Covid, dall'altra la guerra in Ucraina, che come tutti stiamo vedendo sta spostando enormemente gli equilibri mondiali, geopolitici, nuova dislocazione, come abbiamo detto, delle catene del valore, aziende che spostano le loro zone di investimento da una parte all'altra. Guardate che è significativo che ieri c'era un'azienda ucraina e in qualche modo chi è intervenuto in Ucraina, c'era pure un interprete, ci ha spiegato che questa loro intenzione non deriva dalla guerra, cioè perché era una cosa che loro avevano già programmato da tempo. E avevano visto, perché hanno già dei clienti in Italia, perfino in Sicilia, questi fanno profilati di alluminio per intenderci. Sì, stanno pensando di ritornare invece, perché questa modificazione geopolitica e questa turbolenza su scala mondiale porta le aziende a tornare nei luoghi politicamente più tranquilli da questo punto di vista, anche se poi i costi magari di manodopera sono maggiori, eccetera. E anche a termine, guardate, io vedo, per carità, da parte di forze politiche come quelle che navigano nel centrodestra a termine,
non ti puoi aspettare niente di più che ogni tanto pubblicano un manifesto tra, come dire, tra l'insulto e la stupidaggine, come quello che è stato pubblicato, diciamo, sul sindaco. Vorrei vederli una volta affrontare problematiche di una certa rilevanza, come invece noi ci sforziamo di fare in continuazione. Dicevo, forse a termine non ne abbiamo una dimensione esatta. Allora, io per dirvi che tipo di accelerazione stiamo vivendo anche a termine, vi dico una cosa che ho già detto nel corso dell'assemblea di marzo, quando abbiamo parlato del porto. Noi abbiamo fatto un piccolo calcolo che ovviamente non è né esaustivo né preciso, diciamo, al centesimo, ma facendo una panoramica, diciamo, attenta di quello che sta succedendo, abbiamo visto che in questo momento sul territorio di Termini Imerese sono in movimento investimenti, stiamo parlando solo del settore pubblico o parapubblico, cioè non abbiamo calcolato, anche perché non li conosciamo, gli investimenti dei privati, di circa 1.400.000.000, che per una città di 25-26 mila abitanti è come se a livello regionale ci fossero investimenti per 300-400 miliardi, cioè una cifra spaventosa, che riguardano, guardate, settori fondamentali per immaginare un futuro di sviluppo della nostra città, perché sono investimenti nel settore delle infrastrutture principali, porto, ferrovia, connessioni elettriche con Terna, investimenti sulla qualità della vita, quelli che sta facendo il comune con piani urbani integrati, con gli altri interventi per la riqualificazione urbana, quelli che farà il porto, l'autorità portuale, quelli che stanno facendo altri enti, la città metropolitana anche lì interviene per la riqualificazione di Floriopoli, per la realizzazione finalmente ripartita della scuola, che è, come dirà Gaetano, anche un'occasione per riqualificare l'intero quartiere di Contrada Ponticello. Che cosa ci manca? È che, guardate, noi abbiamo avuto nel tempo una zona industriale senza infrastrutture connesse, cioè senza infrastrutture che potessero supportare veramente questa zona industriale. Noi dobbiamo evitare che si sviluppino le infrastrutture, ma che producono anche lavoro mentre si fanno, ma che poi servono perché il sistema produttivo e il sistema dei servizi, perché sono questi due corni, il sistema produttivo e il sistema dei servizi, quando dico servizi intendo tutto, l'istruzione, la salute, i servizi alle aziende, i servizi, gli altri servizi alle persone, i servizi al turismo, eccetera, eccetera. Che quindi non ci sia lo sviluppo di questi due corni, le attività produttive e lo sviluppo dei servizi, che supportino, utilizzando anche il miglioramento notevole delle infrastrutture, lo sviluppo e quindi la possibilità di dare lavoro, che poi è la chiave di tutto, perché l'economia serve per dare lavoro e per dare risposta alle persone. Se non dà risposta alle persone e non dà lavoro, non è economia, saranno profitti, saranno tutto quello che volete, ma non è economia. Che cosa ci manca ancora? Ci manca un'operazione di rigenerazione, come noi l'abbiamo chiamata, della zona industriale, che possa portare a insediarsi aziende che riescono a dare alcune migliaia di posti di lavoro stabili. Aziende che si inseriscono in quelle che giustamente Vincenzo ha delineato, la transizione digitale, la transizione ecologica, cioè che guardino al futuro, che non siano con la testa nel passato, ma che guardino al futuro
E una cosa interessante che è stata detta come base del progetto che ieri è stato presentato, diciamocelo francamente, casemo ipervaccinati contro tutti questi progetti fantasmagorici che nel tempo sono venuti, ne abbiamo visto di tutti i colori, abbiamo visto cose che nessuno al mondo dovrebbe vedere a termine. Ci siamo. Quindi figuratevi se ci entusiasmiamo solo perché vengono presentati effetti speciali. No, però ci sono alcuni elementi interessanti, come ha sottolineato Vincenzo, e io le sottolineo questo, cioè che loro parlano non di insediamento di imprese, ma di insediamento di un ecosistema che è collegato al suo interno e al suo interno sviluppa queste componenti di transizione ecologica, di utilizzo dell'energia da fonte rinnovabile, di innovazione, di anche ricerca e sviluppo tecnologico. Vedremo che cosa succederà, se questo progetto andrà avanti. Mi auguro che possa arrivare fino in fondo, nel senso che si possa fare una valutazione, vedremo poi che tipo di valutazione, che non si perda come altre cose che purtroppo si sono perse a Termini Imerese. Ma ripeto, è interessante per questo. A Termini quasi nessuno si è accorto che quello che noi avevamo denunciato, e siamo stati l'unica forza politica che su questo si è battuta in anni di interventi, convegni, iniziative, eccetera, cioè la riapertura dell'incubatore d'impresa, nel frattempo da un anno si è realizzato, si è insediato il polo Meccatronica Valley, cosa secondo me giusta per un motivo solo, che è privato, cioè sono aziende che si sono consorziate per realizzare questa iniziativa, che ci mettono anche di loro, come giusto che sia. Si è aperto, c'è il polo Meccatronica, ieri il Presidente ha illustrato già le attività di incubazione di impresa che si svolgeranno, perché anche noi ci siamo lamentati un poco, ecco, è un anno che vi siete insediati e ancora un genere impresa, la start-up che funziona, che voi seguite. Il Presidente ha detto sì, avete ragione, però questo anno ci è servito per tutta una serie di cose. Queste sono le aziende che già start-up, quindi sono quasi tutte giovanili, che verranno seguite per alcuni anni e che poi, se vanno bene, apriranno stabilimenti nella zona industriale per fare le loro produzioni, le loro cose. Quindi questo. Cosa manca ancora? Manca il supporto del pubblico, perché voi sapete bene com'è la vicenda Blu Tech. La Blu Tech non può essere una vicenda di un'azienda che si trasforma in un'altra cosa, perché la Blu Tech, per le vicende che abbiamo ormai, è una vicenda in cui intervengono il tribunale, l'amministrazione straordinaria, il Mise, eccetera eccetera, e lì le due cose che devono camminare parallelamente sono: A, il fatto che il Mise faccia un nuovo bando per chiedere alle imprese di presentare dei progetti di insediamento da valutare. L'altra cosa che manca è che non c'è uno strumento specifico in questo momento di supporto agli insediamenti della zona industriale. Nel tempo ne sono stati fatti 4 o 5, non ne ha funzionato nemmeno uno purtroppo, ma dobbiamo fare esperienza di questo. Non è possibile che non impariamo mai, no noi, cioè parlo del sistema paese che non impara mai dalle esperienze precedenti. Ecco perché di fronte alla presentazione di uno schema di nuovo accordo di programma presentato dal Mise al Comune nel mese di maggio, noi abbiamo ritenuto utile e necessario avviare un confronto innanzitutto al nostro interno e chiedere anche all'amministrazione di sviluppare un confronto all'interno dell'amministrazione, ma anche con la città, con Termini, per individuare quei punti che la città di Termini Imerese, che è stata protagonista, nel senso che ha firmato tutti gli altri accordi, ma che non ha mai avuto la possibilità
di intervenire preventivamente sui contenuti dell'accordo. Ha sempre firmato a scatola chiusa. Questa volta noi chiediamo e crediamo che non debba essere così, perché nel tempo noi abbiamo elaborato, non noi PD, diciamo questa elaborazione è frutto di una lunga elaborazione anche del movimento, ma credo che appartiene a tutta l'amministrazione, c'è scritto nel programma del sindaco, su questo credo che non ci sia discussione alcuna sulla sensibilità dell'amministrazione e del sindaco in prima persona. Noi dobbiamo chiedere che questo accordo di programma contenga alcune delle indicazioni che questa città nel tempo ha formulato e che ulteriormente intende formulare e che riguardano alcuni punti: la chiarezza sui lavoratori, questo passaggio per cui tra ANPAL e legge regionale finalmente si dà una soluzione a una buona parte dei lavoratori attualmente Blue Tech, che è una buona cosa perché elimina quel vincolo che, in maniera strumentale o no, comunque è stato uno dei vincoli che fino a questo momento hanno impedito alle aziende serie di venire qua. Allora, gli si toglie intanto questa cosa dando una buona soluzione alle aspettative giuste dei lavoratori, nel frattempo si apre però la possibilità non di reimpiegare quegli stessi, ma di creare posti di lavoro che possono essere utilizzati e per quelli che rimarranno nella Blue Tech, ma soprattutto per nuove forze di lavoro, possibilmente qualificate, ecco il ruolo di ANPAL Servizi, eccetera, eccetera. La seconda cosa è che deve essere chiara qual è la strategia all'interno di questo accordo di programma. Le cose che abbiamo detto, transizione digitale, transizione ecologica, green economy, queste cose ci devono essere scritte chiare. Cioè, noi non vorremmo che facciamo l'accordo di programma e poi spunta un'azienda tipo Econx, per intenderci. Cioè, quindi accordo di programma deve dire chiaramente solo questo tipo di aziende, le altre aziende si può venire a Ogebanco, per essere chiari, perché già abbiamo dato in abbondanza. Il terzo elemento che veniva sottolineato sia nell'intervento dei due Vincenzo, queste aziende che ieri si sono presentate hanno teso a ribadire che loro fanno ricerca anche, cioè si autoproducono ricerca, perché sono aziende che puntano alla tecnologia avanzata, eccetera. Allora, questa cosa a noi ci cade a fagiolo, perché da anni insistiamo sulla necessità che questa zona industriale, come attrezzatura principale, abbia un'attrezzatura di ricerca che possa essere utilizzata dalle aziende, perché noi non dobbiamo pensare solo alla multinazionale ucraina, ma dobbiamo pensare anche all'azienda che collateralmente può crescere e nascere con le start-up a Termini Imerese, che però non ha la struttura, non ha le forze, non ha le risorse per fare autonomamente ricerca e che deve trovare invece in un sistema di ricerca in zona industriale di Termini Imerese, con l'apporto delle università, a cominciare da quella di Palermo, il proprio supporto e la propria possibilità di crescita. Un centro di ricerca a Termini Imerese è un polo di attrazione enorme per ogni azienda che va cercando dove andarsi a mettere. Ieri qualcuno di quelli ci diceva: ah, io sono stato in Puglia, poi sono stato lì, poi sono stato là, ho visto. Quindi, signori, bisogna essere competitivi, perché come vengono a Termini possono andare a Mottola piuttosto che da qualche altra parte, e la competitività deriva non tanto dai piccioli che gli mettiamo sul tavolino. Questa è una, sì, figurate, l'azienda si ripiglia, ma non è la fase decisiva, non è la cosa decisiva. La cosa decisiva è il di più che il territorio è in grado di dare, il valore aggiunto che il territorio può dare. Allora, se cresce il sistema infrastrutturale, cresce l'attrezzatura della zona industriale, cresce la disponibilità anche in termini di ricerca, di trasferimento di tecnologia, secondo me facciamo bingo. Ecco perché abbiamo chiesto che fosse presente l'università in questa fase di chiusura, come peraltro l'università aveva chiesto già 10 anni fa, ma non fu accettata,
Ecco perché abbiamo parlato con il vice rettore, con il prorettore Enrico Napoli. Gli abbiamo dato il nostro documento, gli abbiamo detto le cose che avevamo fatto portandogli anche i documenti e devo dire che abbiamo trovato grande attenzione. È chiaro che noi facciamo la nostra parte, come l'abbiamo fatta con tante cose. Noi abbiamo salvato la scuola della meccatronica a Termini, no? C'era il fatto paradossale che si apriva il polo meccatronica Valley nella zona industriale e nel frattempo chiudeva il corso di meccatronica che è uno dei due che ci sono nella provincia di Palermo e che era all'IPSIA, al vecchio IPSIA di Termini Imerese, stava chiudendo. Nessuno aveva pensato di mettere in collegamento il polo meccatronica con questa scuola. Ci siamo dovuti mobilitare noi, insieme poi all'amministrazione, con l'assessore Maria Concetta, Buttà, con il sindaco stesso, eccetera, eccetera, ma l'abbiamo salvata, l'abbiamo messa in collegamento. Oggi c'è un collegamento stabile tra il polo meccatronica e la scuola della meccatronica di Termini Imerese. E così abbiamo fatto per tantissime altre cose, non serve qui, recuperare. Quindi questa nostra iniziativa è anche un modo per discutere tra di noi, informare anche la città di questo passaggio che noi riteniamo un passaggio fondamentale e su cui la città di Termini Imerese con la sua amministrazione deve secondo noi investire in maniera forte, perché da questo dipende anche il taglio che noi riusciremo a dare allo sviluppo di tipo industriale nuovo e innovativo che vogliamo per la nostra realtà. Va bene, ringraziamo Franco che ha ulteriormente chiarito insieme a Vincenzo la portata delle questioni che abbiamo davanti e di come queste siano sempre più urgenti e non rinviabili. Ora abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ci sono altre due questioni che dovremmo affrontare, quindi dovremmo essere un poco più sintetici. Uno è la questione che riguarda la sanità a Termini Imerese. Abbiamo ritenuto importante inserire in questa discussione la questione della salute a Termini, ma partendo innanzitutto da un'emergenza, oltre che da una da un'analisi più approfondita di tutte le questioni che riguardano l'ospedale e il distretto sanitario. E l'urgenza è quella che abbiamo colto nella inefficienza totale che in questo momento svolge il distretto sanitario. Siamo arrivati a un punto tale che in realtà si sono azzerate quasi completamente i servizi ambulatoriali, la possibilità di analisi, la possibilità di qualsiasi intervento che sia dentro una dei tempi ragionevoli e dia la possibilità reale alle persone di curarsi. Noi abbiamo, alcune le citava poco fa Vincenzo, cioè il sistema per esempio delle prenotazioni, del CAP, del CUP, è diventato una specie di lotteria, cioè con difficoltà enormi per i lavoratori che ci lavorano e con grande disagio per le persone che devono usufruire dei servizi, perché è tutto basato sull'incertezza più totale, tenendo conto anche che poi per le prenotazioni delle visite non funzionano i CUP dei vari paesi. Noi facciamo riferimento come distretto a una decina di paesi, quasi in nessuno di questi paesi funziona il CUP. Quindi mi dicevano i lavoratori dello sportello che ogni giorno si trovano in una situazione di difficoltà, quindi anche di pericolo personale, perché giustamente le persone che non riescono a trovare risposte poi se la prendono in prima persona con chi lavora direttamente, con chi ha un rapporto diretto con loro. Noi abbiamo per esempio attrezzature in ospedale che non vengono messe completamente a disposizione degli ambulatori. Abbiamo la TAC che attualmente viene utilizzata soltanto per l'ospedale, cioè significa che viene assolutamente sottoutilizzata, mentre mandiamo le persone in altre città, con il fatto che anche
tipo Bagheria e altre situazioni simili, si sono pure intasate e per farsi un attacco, oggi parliamo di mesi, o per esempio la cardiologia, che assolutamente in questo momento è azzerata completamente. Se ti vuoi febbraio 2023, la prima prenotazione, lo stavo dicendo, uno che si prenota attualmente per una visita cardiologica lo prenotano per febbraio o marzo dell'anno prossimo. Per dire che queste sono soltanto alcune cose, la mancanza, cioè non si fanno più le ecografie, non si fanno le radiografie. Con l'altro aspetto, che è poi il fatto che è l'aspetto anche principale, che chi ha i mezzi per poter risolvere con le proprie risorse personali i problemi in qualche modo se li risolve. Tutti gli altri, e sono ovviamente le persone più povere, la parte più povera rinuncia spesso e volentieri ai servizi, a curarsi. Alcuni dati che mi venivano dati per dimostrare il crollo delle attività fatte nel distretto sono quelle per esempio degli incassi dei ticket. Mi diceva Giovanni Scalia che nel 2019 incassavano qualcosa come 500.000 euro di ticket, l'anno scorso ne hanno incassati 60.000 e oggi sono quasi a zero. Ci sono giornate in cui praticamente, siccome non prenotano alcuna visita, non incassano niente, per dare l'idea anche, come dire, nelle cifre di come si sia svuotato completamente il servizio. Quindi noi abbiamo ritenuto, io avevo segnato altre cose, ma siccome ora interverrà Enrico anche su questa questione, per farlo un po' più breve, riteniamo che su questo come partito abbiamo deciso di intervenire urgentemente mobilitandoci in tutti i modi possibili, sia dal punto di vista proprio della manifestazione pubblica, sia anche con il nostro assessore, cercando di stimolare l'amministrazione, quindi intervenendo anche nelle altre amministrazioni interessate del distretto, di porre al centro questa questione dei servizi del distretto. Alcune sono questioni, come dire, strutturali, che riguardano mancanza di personale, che riguardano, ma molti sono invece problemi legati all'organizzazione. Per esempio, non esiste, andrò a fare un esempio, cosa che esisteva durante il periodo di Covid, non esiste un filtro che in qualche modo indica alle persone che arrivano al CUPU se devono aspettare perché c'è possibilità di prenotare la visita o devono invece fare altro, per cui si crea la situazione che tu ti metti in fila, aspetti 2 ore, poi arrivi allo sportello e ti dicono che hanno chiuso l'agenda, cioè, perché qua funziona così, cioè, non hai il sistema di prenotazione online, non funziona assolutamente, per cui tu vedi ogni mattina, io ne parlo anche per esperienza personale, perché sono una persona che usufruisce del servizio dell'ambulatorio, cioè diventa ogni mattina una lotteria, non sai se ti puoi prenotare, non sai quando ti puoi prenotare, per esempio per i malati cronici, diabetici, cardiopatici, eccetera, che devono fare delle visite periodiche e devono usufruire del servizio in tempi, come dire, non rinviabili, non c'è un sistema di prenotazione che ti permette di farti la visita e di essere già in qualche modo segnato e prenotato per la successiva visita, per cui la maggior parte delle persone si trova ad andare più volte innanzitutto per poter prenotare una visita. Questo succede anche per i presidi ospedalieri. Io personalmente sono andato già 4 volte per il presidio, alla fine penso di rinunciarci, perché no. Cioè, una volta manca l'addetto, perché l'addetto è fisico, cioè si muore l'addetto fino a quando fanno i funerali, assumono un altro addetto e i presidi non ci sono più. Questo vale anche per l'anagrafe, è anche questa una, perché ne fanno un certo numero al giorno. Se tu hai urgenza di avere l'esenzione per esempio per la tua patologia o di cambiare il medico, non rientri in una logica di mi tocca fare questo e lo faccio, ma entra in una logica, vediamo quando,
no? Per cui nel frattempo rimane in una situazione, come dire, non chiara. L'ultima cosa, ed è importante, anche se in qualche modo non dipende direttamente dal distretto, è la questione del centro di salute mentale. Noi è quasi ormai, penso quasi 2 anni, che dopo il crollo dei locali di Santa Lucia hanno spostato il centro a Bagheria, con tutte le difficoltà ovviamente che possiamo immaginare. Sono malati che già hanno una serie di problematiche di un certo tipo, le difficoltà per chi ci lavora, il locale, so almeno da quello che mi è stato detto da Cettina, i locali a Termine sono già, come dire, affittati, perché hanno individuato dei locali dove prima c'era la scuola privata ha bevuto. Però mi dicevo, ora questo è tutto da verificare, ma sicuramente è un impegno che dobbiamo prendere per accelerare questa situazione. Però non hanno fatto ancora i contratti per l'acqua e la luce, eccetera. Non capisco poi come funzionano queste cose, però sicuramente questo è anche una delle cose urgenti che dobbiamo porre e dobbiamo cercare in tutti i modi di fare arrivare a soluzione. E do la parola ora a Enrico Corpora, che è l'assessore alla salute al Comune di Termini, che, diciamo, entrerà nel merito un po' della questione del distretto, tutta un'altra serie di questioni, anche dell'ospedale, cosa di cui volutamente non ho parlato. Filippo, no, ma tu hai già accennato a parecchi punti, diciamo, deficitari, un po' sono, no? Sotto gli occhi di tutti, sia a livello distrettuale, anche a livello, pure a livello ospedaliero, insomma, hai accennato a tanti problemi, diciamo, pratici. Ti posso aggiungere la situazione del pronto soccorso, la situazione che è sia per carenza di personale sia anche per una situazione logistica, diciamo, che pone dei problemi di assistenza alle persone per quanto riguarda le sale di degenza e di stazionamento, diciamo, di accettazione, in cui devono aspettare il periodo, diciamo, che va dall'accesso al pronto soccorso fino all'esecuzione, diciamo, delle indagini e alla decisione poi del medico. Il problema della cardiologia, diciamo, che è molto, molto serio, perché è impossibile, diciamo, immaginare un ospedale senza una unità che sia coperta in tutta la sua, come dire, in tutto il suo numero. Lo stesso sta succedendo per la pediatria, ma diciamo, ci sono motivi evidentemente di impegno, diciamo, impegno di risorse che non sono, diciamo, di immediata risoluzione, e ci sono anche motivi di ottica di manager aziendale, per cui se non riesci a risolvere a essere attrattivo anche nei confronti dei colleghi, noi sappiamo quanti colleghi vanno fuori, sono costretti ad andare fuori o per intenzionalmente vanno fuori per acquisire un'esperienza, diciamo, più gratificante, no? E chiaramente sono problemi che andranno affrontati. Quello che può fare è quello che, diciamo, può fare l'amministrazione nei confronti e nei rapporti con l'azienda sanitaria. Sapete, sono dei rapporti non sempre facili. Però, ecco, per tornare un po' all'esempio che citava Vincenzo del Covid, sì, l'esperienza, non parlerò chiaramente di Covid, ma per tornare al suo esempio, l'esperienza del Covid ci ha fatto vedere che in quell'esperienza, quando si sono intensificati, diciamo, i rapporti fra le varie realtà che dovevamo contrastare,
Bene, qualche risultato si è ottenuto, perché noi eravamo in un continuo rapporto, diciamo quasi settimanale, di incontri settimanali con l'azienda sanitaria, col prefetto, e quindi si sono riusciti a ottenere dei risultati, quale l'istituzione del punto di tamponi al porto, che ritengo sia stata utile per la città, la creazione del centro Covid, che ricordo era in una fase iniziale dell'ondata, diciamo, epidemica peggiore che abbiamo avuto, e che c'era dei problemi veramente esistenziali, diciamo, di cattiva risposta al problema, e che ci ha potuto cioè, permettere un'assistenza più qualificata, anche sia a livello del reparto di medicina che di rianimazione. Però quella che tu chiamavi questa velocità che il Covid ci ha imposto, io penso che è finita, non è finita l'emergenza, però finita diciamo questa fase, sono venuti a nudo tutti quelli che sono i problemi della sanità, non parlo solo termitana, ma della sanità in generale, no? Perché siamo di fronte a un modello sanitario che si è scoperto, ma non da ora, ma che è tornato a essere diciamo nudo, perché è un modello che un'azienda che ha un suo quota pro capite per assistito, ma che si fa sfuggire la quota che va di riferimento per i problemi complessi, e non sempre per molto complessi, che sfuggono, diciamo, fuori regione, che spende una certa quota di questo budget in attività tutto sommato di base. Sappiamo bene come la natalità la fa da padrone, diciamo, nelle cliniche, diciamo, palermitane, e non solo, come molte strutture, diciamo, sono laboratorio, indagini radiologiche, sono per la maggior parte pagate all'esterno. Chiaro che un'azienda che non riesce a importare capitale, ma lo esporta, alla fine si trova in difficoltà anche in questi problemi quotidiani di ogni giorno, no? Devo dire che tutto questo mi ha fatto, come dire, molto riflettere nel momento in cui ci hanno presentato le nuove previsioni, diciamo, della sanità, e il nuovo indirizzo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla sanità, che vede la costituzione anche qua nel nostro territorio, sia di una casa di comunità che di un ospedale di comunità. Sono strutture il cui fine, diciamo, è senz'altro lodevole, cioè sono strutture che dovrebbero essere finalizzate al decentrare tutta una serie di bisogni sanitari all'esterno dell'ospedale, e quindi consentire all'ospedale di lavorare per quelle che sono le sue finalità e i suoi fini, anche con risparmio pure di tempo, e con una serie di vantaggi per chi deve accedere realmente in ospedale. Però quando me li hanno un poco raccontati, siamo stati invitati alla conferenza dei sindaci di città metropolitana, per me sembravano, e sembrano tuttora, per la maggior parte che l'ascoltano, sembrano dei libri dei sogni, cioè ma veramente noi riusciremo di qua al 2026 a organizzarci con queste realtà, con queste case di comunità e questi ospedali di comunità. Bene, questo è diciamo un po' la sfida e il tempo che dobbiamo, questo tempo che dobbiamo impiegare, perché come si fa a organizzare una casa di comunità? Tanto per fare un esempio per chi non se le immagina, non è che sono cose inventate da ieri o dall'altro ieri, no? Sono delle realtà che sono esistite in altre regioni. Se qualcuno si ricorda
il medico in famiglia, diciamo, già esistevano 12 anni fa in quella regione, diciamo, e sono delle strutture. Ma come faremo noi a organizzare queste strutture con queste deficienze? Cioè, se tu non hai un punto di accesso organizzato, se tu non hai organizzato i servizi, i centri unici di prenotazione, cioè, sono delle cose basilari, e noi dobbiamo affrontare in questo tempo per riuscire a ottenere quello che è necessario ottenere per una realtà territoriale come quella nostra. Cioè, quindi dialogare, se questo dialogo si sviluppa col distretto e con la direzione aziendale, e riuscire a ottenere quello che è impensabile, che oggi non funziona. Ma come può funzionare un distretto? Ma pensate al laboratorio del distretto, alla radiologia del distretto. Ma può esistere un distretto che non ha il suo laboratorio, che non ha la sua radiologia, che non ha i suoi servizi di ecografia? Questo distretto del domani dovrebbe avere dentro dei medici che prendono cura, che prendono in carico quei bisogni intermedi, diciamo, di salute, e che hanno bisogno quindi in quel momento, diciamo, in quel distretto, di poter usufruire della radiologia, del laboratorio, delle indagini della cardiologia, per poter, come dire, fare in modo di dare una risposta a questi bisogni intermedi, decidere se trattenerli a casa o se sono problemi da andare in ospedale. Quindi sono cose che noi dobbiamo sicuramente attenzionare, e voi non lo sapete probabilmente, ma già questo servizio di medici che lavorano tutta la settimana H12 esiste, che si chiama punto di primo intervento, esiste anche per la pediatria, però soltanto nel periodo, ma dove è locato? In ospedale. Cioè, assolutamente antitetico, se la finalità, diciamo, della riforma è quello di portare i pazienti in territorio, diciamo, non in ospedale, ma è chiaro che tu devi fornirgli dei servizi, diciamo, su questa tematica, diciamo, noi dobbiamo sviluppare il nostro rapporto con l'azienda. Per questo ti dicevo che poi è cessato dopo la fase del Covid, per cui diciamo, la politica deve rientrare nella politica sanitaria, e pesantemente, con forza, e sbattere i pugni per richiedere queste cose, perché poi quando ci si confronta, devo dire, i risultati vengono. Alcune cose sono state fatte, tipo come dire, i concorsi per il primario di chirurgia, per il primario di rianimazione, ma tante altre cose ancora c'è da fare. Cioè, noi dobbiamo richiedere un ospedale che, anche nella sua caratteristica di ospedale di base, comunque abbia tutte le sue specialità funzionanti nella maniera, dal punto di vista qualitativo, e dobbiamo chiedere al distretto invece di farsi carico di tutte quelle situazioni intermedie, che non sono meno importanti, perché tutta la patologia cronica sarà deve avere una risposta, soprattutto quelle più, diciamo, soprattutto quelle più frequenti. Dicevo, uno degli strumenti possibili con cui i sindaci si possono fare sentire è quello della conferenza dei sindaci del distretto. Devo dire che da due giorni che il sindaco di Termini Imerese è stato ufficializzato in questa riunione della conferenza dei sindaci di città metropolitana, e ora, come comune capofila,
è il presidente, diciamo, di questa conferenza dei sindaci e quindi può sentire i sindaci del territorio e anche le autorità sanitarie del territorio, a cui noi faremo riferimento per diciamo, la soluzione di questi problemi, in parte complessi, in parte più semplici, ma no, non c'è dubbio che bisogna alcune cose, alcuni modelli organizzativi vanno cambiati, ma vanno cambiati senza aspettare senza aspettare il futuro, vanno cambiati ora, perché quando noi dovessimo avere, è cosa che io dubito, ma dovessimo avere le case di comunità o gli ospedali, non saremo pronti assolutamente dal punto di vista organizzativo e funzionale. L'organizzazione ce la dobbiamo dare ora con le persone che hanno intenzione di lavorare, perché se non c'è questa intenzione è difficile che riusciremo a raggiungere questi traguardi. Grazie Enrico. Allora, abbiamo pochissimo tempo, in teoria dovevamo chiudere alle 7, però diciamo che fino alle 7 e mezza c'è l'intervento di Gaetano Castellana, assessore ai lavori pubblici, e dopodiché l'invito è a ridurre un poco e poi se c'è qualcuno, sempre nei limiti di tempo, che vuole intervenire, me lo dica ora o mai più. Grazie Filippo, buonasera a tutti. Faccio, al di là della questione del tempo, una piccola premessa anche con riferimento all'accenno fatto da Franco. Noi ci incontriamo per fare politica, ci confrontiamo sui vari temi. Oggi sono svariati dal lavoro alla sanità, agli aspetti della città dal punto di vista urbano e sociale. Io devo esprimere la mia solidarietà a Maria Terranova, perché senza, diciamo, polemica alcuna, le immagini che sono state pubblicate oggi sicuramente non trattano di politica, trattano di forze e di fatti personali che poco hanno a che fare con la politica e ancora meno con il ruolo che svolge un amministratore pubblico, un sindaco in particolare. Fatta questa premessa, oggi si parla di città inclusiva e periferie urbane. Faccio un riferimento, senza, diciamo, voler dare l'impressione di partire da lontanissimo. L'ONU nella Agenda 2030, all'obiettivo 11, parla dei luoghi urbani, delle città, di quelle che dovrebbero essere obiettivi quali l'inclusione, la sicurezza, la durabilità nel tempo delle infrastrutture urbane e la sostenibilità. Se noi, diciamo, ci prendiamo carico, a partire appunto dai governi nazionali, via via scendere fino alle comunità locali, è chiaro che abbiamo la necessità di affrontare e dobbiamo affrontare delle problematiche che in realtà sono le problematiche di tutti e le prospettive di tutti, declinate in maniera magari ovviamente localizzate e personalizzate, ma Termini Imerese sconta, come in tutte le città d'Italia, le medio grandi, le grandi, le grandi città, a cominciare da Roma, anche da Milano, una serie di errori che sono insiti nella storia dell'urbanistica degli ultimi 100, forse 50 anni, quantomeno dalla storia post-industriale ad oggi. Abbiamo realtà che si sono sviluppate in maniera disorganica rispetto alle peculiarità, alle caratteristiche dei centri storici. Nel tempo abbiamo urbanizzato spazi in maniera, come dire, anche poco organica dal punto di vista dei servizi, o quantomeno progettati sulla carta in maniera da poter assicurare servizi, collegamenti, qualità della vita, qualità del materiale
urbano e di edilizio, in realtà oggi ci confrontiamo con realtà le nostre, come quelle di, appunto, di altre città, in cui tutte queste caratteristiche sono venute meno o non si sono realizzate. Quindi oggi Termini si trova nella necessità di sicuramente andare a rivedere, a ripensare il proprio piano urbano, e in questo sono ben felice di aver ascoltato le parole di Vincenzo Franzitta nel momento in cui parla di collaborazione con le università. È chiaro che anche da un punto di vista, al di là degli aspetti che riguardano specificatamente la zona industriale, noi abbiamo necessità di fare anche riferimento e poter attingere alle qualità e alle professionalità, al supporto dell'Università di Palermo per pensare, diciamo, al nostro futuro piano urbano. Abbiamo il PRG scaduto nel 2011, quindi comunque al di là di vincoli e previsioni oggi dobbiamo andare a ripensare una città completamente diversa, una città che sicuramente ha meno prospettive di sviluppo, anche perché il territorio è stato abbondantemente utilizzato, ma deve creare quelle condizioni per renderlo attrattivo. I servizi, oggi noi dobbiamo pensare come servizi, a cominciare dai collegamenti, i collegamenti peraltro in una realtà, la nostra come quella anche di altre città, in cui l'età media è sicuramente elevata, e ci sono condizioni in cui ovviamente ancora la percentuale delle persone che fanno un uso della digitalizzazione è limitata, è un fatto, diciamo, anche dovuto appunto alla storicità e alla velocità in cui si sono sviluppati e si sviluppano i servizi digitali. Oggi abbiamo ancora la necessità di andare con i servizi dentro i quartieri. Dobbiamo pensare alla possibilità che la gente si sposti con modalità alternative, che noi ci si sposti con modalità alternative. Dobbiamo cominciare a pensare al fatto che le nostre vetture, per tutta una serie di questioni, dovranno stare sempre più ferme, o addirittura ne dovremmo fare a meno. Dobbiamo pensare a una mobilità nuova, agli spostamenti tra il centro della città e le periferie. Dobbiamo portare i servizi nelle periferie, dobbiamo migliorare la qualità urbana, dobbiamo completare in molti casi ancora le urbanizzazioni. Ci sono insediamenti, il riferimento per fortuna della ripresa della progettazione sulla scuola di Contrada Ponticello da parte di Città Metropolitana costituisce, come dire, una prospettiva di miglioramento urbano per quell'area, ma lo stesso vale per altri spazi della città in cui dobbiamo rendere il verde, dobbiamo creare le condizioni di migliorabilità, dobbiamo migliorare la qualità dell'edilizia. Lo dico da architetto e me ne dispiaccio, diciamo, da un punto di vista anche il professionale. Siamo riusciti negli ultimi 40 anni a peggiorare in maniera esponenziale la qualità del nostro modo di realizzare le strutture, a meno che non prendiamo ovviamente pochi esempi di edilizia che è stata, come dire, realizzata in maniera qualitativamente elevata. Se noi ci fermiamo un attimo a riflettere o ad osservare semplicemente alcuni nuclei di edilizia popolare realizzata appena 15, forse neanche 20 anni fa, vediamo che la qualità di quell'abitato è realmente pessima. Significa che la gente che ci abita dentro non ha le condizioni di salubrità, non ha le condizioni di vivibilità, non ha quelle condizioni che anche negli obiettivi dell'ONU, ovviamente, aperti al mondo intero,
noi oggi non riusciamo ad assicurare. Dobbiamo pensare in questa prospettiva, dobbiamo provare ad intercettare, al di là chiaramente di quelli che sono ormai sostanzialmente chiusi in ambito PNRR, fondi e risorse economiche che possono permetterci di investire sulla qualità delle nostre periferie. Oggi parliamo, ma a breve speriamo come amministrazione di avviare una discussione pubblica anche su quelli che saranno gli interventi di riqualificazione urbana dell'area del Belvedere, del teatro e della Rocca del Castello, ma è chiaro che sarà un passaggio di condivisione con la città e sarà un primo punto di partenza o di ripartenza verso il miglioramento della qualità urbana. E i luoghi sono riconoscibili se riusciamo a renderli vivibili e appetibili anche da un punto di vista della socialità. Il problema ovviamente non è solo urbanistico, il problema non è soltanto quello delle risorse, il problema è anche quello di affrontare da un punto di vista sociale i problemi della gente, i problemi di tutti i giorni. Stiamo cominciando a pensare appunto come andare incontro, ed è una delle discussioni di questi ultimi giorni con Maria Concetta Buttà, come andare incontro alle esigenze delle persone che stanno dentro i quartieri. Non dobbiamo pensare che la gente debba spostare sempre su Piazza Duomo per un'esigenza piuttosto che agli uffici di Via Garibaldi per le altre urgenze, emergenze o necessità. Dobbiamo andare noi verso le persone e come dire, venire incontro alle loro esigenze. È un grande sforzo ovviamente che serve a ripensare, a pensare a una città più vivibile, una città migliore, dove tutti dobbiamo mettere il nostro impegno, non soltanto gli amministratori, perché gli amministratori possono pensare o possono intercettare o possono pianificare o programmare, ma noi cittadini dobbiamo anche avere la consapevolezza e il rispetto per gli ambienti in cui viviamo, e in questa idea comunque di futuro e di normalità io faccio un pensiero al passato, al perché certe realtà in ambito di un centro storico hanno e continuano a funzionare, perché c'è anche il principio della socialità, della vicinanza, della collaborazione, dell'aiuto all'altro. Quindi dobbiamo anche lavorare socialmente sotto questo aspetto. Quindi propensione al miglioramento degli aspetti urbani, ma fondamentalmente il recupero anche della qualità dei rapporti tra le persone. In una città più bella e più unita sicuramente si vede tutti meglio. Grazie. Grazie Gaetano. Vabbè, ci avviamo alle conclusioni. Concluderà Vincenzo l'assemblea. Ovviamente le questioni sul tappeto sono tante altre, oltre a quelle che abbiamo discusso stasera. Però abbiamo voluto, come ho detto all'inizio, centrare l'informazione, la discussione sulle questioni che riteniamo più urgenti e più importanti in questo momento. Quindi l'assemblea non vuole essere esaustiva, ci mancherebbe altro, in un'ora e mezza, e quindi su alcuni argomenti sicuramente a breve ritorneremo, perché ci sono questioni che sono altrettanto importanti ed urgenti. Io volevo dire soltanto una cosa su questo manifesto che hanno appeso. Cioè, a me in queste cose non disturba il tipo, come dire, l'attacco cose. Io ritengo che ci sia veramente una questione che riguarda proprio la democrazia. Cioè, io mi sono convinto nel tempo che la qualità dell'avversario
e ancora più importante della qualità dei miei alleati politici. Quindi quando vedo l'avversario che fa questo tipo di cose puerili, dico, cioè mi offendo, ma non tanto perché mi offendono loro, ma mi offendo per conto loro. Cioè vorrei che facessero dei manifesti, ci sarebbero tanti argomenti con cui incalzare l'amministrazione e da mettere al centro in questa città, e sarebbe utile che anche l'opposizione, i partiti di centrodestra lo facessero, sarebbe utile a loro e sarebbe utile anche a noi. Do la parola a Vincenzo. Non c'è nessuno intervento? No, è tardi, abbiamo parlato di lavoro, rispettiamo anche il lavoro, diciamo, dei custodi del museo a questo punto. Però soltanto qualche brevissima riflessione. Gli spunti sono veramente tanti. Parto però da un punto, che è quello che ci ha portato un po' a dividere la doppia dimensione dell'assemblea di oggi. Uno, il primo, quello di prospettiva, di visione della città, e l'altro quello del nostro quotidiano, del vivere insieme in questa città. Sul primo punto, ricordate, ho aperto richiamando, diciamo, la notizia di ieri dell'avvio di questa fase di primarie per la scelta del Presidente della Regione. Io credo che, poiché la questione del lavoro a Termini Imerese non riguarda strettamente Termini Imerese, e avendo letto un po' quella che sarà l'organizzazione di questa fase di presentazione dei candidati, di sviluppo di questa campagna elettorale per la presidenza della nostra regione, noi potremmo chiedere ai nostri organi di partito, ai nostri organismi, di destinare a Termini Imerese una specifica fase di approfondimento. Ce n'è una che chiaramente individua i temi del lavoro. Non so se sono state già individuate anche le sedi a partire dal 30 giugno, probabilmente molti di voi avranno letto che si svolgeranno questi confronti sui temi. La faremo a Termini Imerese. Una sì, potrebbe essere questa o comunque qualcuna che si avvicina. Perché dico questo? Perché Termini Imerese non vale soltanto Termini Imerese da questo punto di vista, vale molto di più, vale una prospettiva che è quella che in qualche modo ci ha aiutato anche ad immaginare il professore Fanzitta poco fa. Termini Imerese può giocare un ruolo strategico anche nel cambiamento di paradigma per l'intera regione. Noi però abbiamo un'esigenza, credo, di mettere a frutto l'apprendimento di quest'ultimo periodo dove tantissime cose sono cambiate, per darci, oltre ad un metodo che è sempre quello che conosciamo della partecipazione, del lavoro, il riferimento che faceva Enrico Corpora poco fa al metodo di lavoro che si è avuto durante la fase pandemica, non è per nulla da sottovalutare, perché limita e delimita il passo tra un approccio ed un altro. Il lavorare insieme, il lavorare gomito a gomito, lui stesso diceva, ha prodotto dei risultati. E allora sul metodo di lavoro noi dobbiamo battere, dobbiamo stimolare gli altri. Condivido il riferimento che faceva Filippo. Noi dobbiamo competere e dividerci, se serve, sulle differenti idee. Ma dobbiamo costruire insieme questo futuro. Le polemiche sterili che non portano a niente, non interessano a nessuno in questa città. Abbiamo perso troppo tempo. E allora sono rimasto un po' dentro l'ascensore di poco fa e dico un'altra cosa. Serve un motore più forte per riuscire a gestire questa spinta in accelerazione. Serve un motore più forte e sono profondamente convinto che per affrontare le sfide che verranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, servono strutture più forti, e questo serve anche dal punto di vista dell'impresa. Servono imprese forti nel nostro territorio anche in termini di dimensioni. Questo però non deve portarci a sottovalutare la presenza
della imprenditoria locale. E da questo punto di vista vi dico che ho già preso qualche contatto e c'è grande disponibilità. Noi dobbiamo promuovere un incontro di confronto con gli imprenditori locali per condividere con loro quello che ci siamo detti. Il loro punto di vista è fondamentale per comprendere in che modo si possono creare sinergie tra quello che si vuole fare e proporre e quello che loro già possono mettere a disposizione ed eventualmente di converso poi di beneficiarne. Un centro di ricerca che nasce nella nostra area industriale provoca quegli effetti di spillover, come si dice, che poi portano beneficio a tutti. Per chi pensa che sto parlando male, l'effetto spillover è semplicissimo. Se io riempio questo bicchiere con dell'acqua e non mi fermo, ad un certo punto l'acqua esce fuori. Questo fa un centro di ricerca in un territorio. Tranne se sono prestigiatore. È prestigiatore, non lo sono. Quindi dobbiamo spingere a che questo avvenga nel nostro territorio. E se la possiamo dire tutta, forse il non avere fatto questo sino ad oggi è una delle cause, però tra quelle centrali, per cui Fiat ad un certo punto lascia tutti e ci lascia così per come stiamo. E allora l'impegno in una lettura delle nuove dinamiche. Franco ha ribadito quello che si può fare nella prospettiva del nuovo accordo di programma. Condivido tutto, lo condividiamo all'interno del circolo e cercheremo di portarlo avanti. Il riferimento alle risorse è fondamentale perché ci dà la misura di quello che è l'impegno dei soggetti che abbiamo dall'altro lato. Paradossalmente il fatto che ci siano meno risorse con quest'ultimo accordo di programma spingerà, spero, l'attenzione più su quei vantaggi competitivi che possiamo mettere a disposizione come territorio. E allora, nel precedente accordo di programma non esisteva la ZES, non c'era. Oggi abbiamo una ZES, abbiamo una necessità di rimettere a sistema tutte queste cose e soprattutto comunicarle, farle comprendere per quello che vuole essere lo sforzo. Allora il termine sta diventando veramente abusato perché ormai abbiamo ecosistemi dovunque, comunque e in qualsiasi luogo, però è il concetto giusto. Per crescere tutti insieme servono tutti gli elementi dei quali abbiamo parlato. Andiamo alle questioni più legate alla città. L'impegno che possiamo prendere anche su quest'ultimo fronte specifico, quello sanitario, è di ulteriormente elevare il livello della nostra pressione politica sul livello regionale, che è competente. Ma attenzione, lo diceva Enrico Corpora poco fa, il fatto che il sindaco adesso, per fortuna, dopo un periodo iniziale, sarà a presiedere la conferenza dei sindaci, speriamo possa dare ulteriore forza e slancio anche a questo organismo. Ma anche su questo, io credo che un'azione forte su questo territorio va fatta. Io non so se è il volantinaggio sotto il sole di luglio, non lo so, però una presenza del Partito Democratico davanti ai cancelli del distretto sanitario io la immagino per le prossime settimane, altrimenti qui va a finire che nessuno ha percezione che ci sono forze politiche che in questa città i temi ce li hanno ben chiari e credo che su questo tipo di andamento la città si addormenta ancora di più, quando al contrario ognuno di noi che è qua dentro in modo più o meno diretto vive di queste problematiche. La questione ultima introdotta da Gaetano, io ringrazio per gli interventi anche diciamo nella veste istituzionale sia del professore Franzitta che dei due nostri assessori. Grazie per questa prospettiva e visione che ci ha aiutato a delineare. Gli assessori li ringraziamo sempre, però dico un'occasione in più non guasta, perché in questo periodo hanno vissuto un periodo abbastanza particolare, le criticità sono tante e stare sempre lì a battagliare, a tentare di
trovare soluzioni, a non nascondersi dietro responsabilità, ad affrontarle a viso aperto, a stare al porto al freddo per fare tamponi, a seguire le buche o la rete idrica che salta, perché poi di questo si tratta. Ci siamo stati, il Partito Democratico c'è stato con le proprie persone, c'è stato con l'impegno che si può assicurare anche alla luce di quelle che sono chiaramente le risorse in senso lato disponibili. Sull'ultimo punto però credo che dobbiamo prendere qualche impegno un po' più concreto. Gaetano accennava alla PRG. Noi chiudevamo in quella riflessione proposta all'epoca dal Rivediamo i Termini con un tris d'assi, che era quello di un nuovo piano strategico, e ci sono tutti gli elementi per rivedere quello che avevamo condiviso ormai diversi anni fa. Il PRG, dire che siamo in ritardo e che nel frattempo siano cambiate le logiche, al di là dei vincoli, cambiate proprio le logiche, la prospettiva della Smart City, la prospettiva delle dinamiche e dei flussi che interessano la nostra città, vanno tutte compendiate all'interno di uno strumento di programmazione. E poi la chiusura è quella del piano di azione sociale, che deve poi legare insieme la visione di sviluppo della città, lo strumento urbanistico e non solo, ma anche il modo in cui si sta insieme tra persone in questa città. La sfida, come comprendiamo, è vasta, importante. Il Partito Democratico c'è e le sue responsabilità se le prende tutte e vuole portarle avanti. Speriamo che il contributo possa venire da tutti in questa prospettiva di costruzione di un futuro per la nostra città. È ovvio che questo è uno degli appuntamenti che abbiamo vissuto. Per il futuro abbiamo già in mente di pensare a assemblee un po' più tematiche, in modo che si possa entrare ancora più nel dettaglio delle questioni. Oggi per noi era importante dirle queste tre cose, cioè dire che il Partito Democratico è presente sui temi del lavoro, che è presente sulle inefficienze e le deficienze della sanità nel nostro territorio e che si sta occupando di quello che può essere un piano di azione sociale che coinvolga le periferie un po' più in difficoltà nella nostra città. Grazie a tutti. Va bene, ringraziamo tutti. In modo particolare volevo ringraziare Vincenzo Franzitta e volevo chiedere scusa per il fatto che siamo andati oltre il tempo. Ringraziamento a Teleterme, ovviamente. E le scuse personali a Franchina che dobbiamo presentare.